Seconda parte di Linea Verde Sport, riprendiamo con Tonino Iandolo. Sottolineerei una frase, un intercalare di Enzo De Vito. Gestire lo spogliatoio non è semplice, quindi il ruolo di Massimo Rastelli effettivamente nel gestire questo spogliatoio con Sì, queste sì, sì. personalità. Sì, all'interno di questo spogliatoio ci sono giocatori di grosso calibro, grandi personalità. Io ritengo che Massimo Rastelli lo stia gestendo molto bene. Io sono convinto di una cosa, che alla fine Massimo, col suo equilibrio, il suo saper fare, certamente ci regalerà una grande gioia, perché non è mai facile. Dicevo poco fa, telecamere spente, per un allenatore la cosa più difficile è proprio la gestione del gruppo. E io con quattro ragazzini, con 25 ragazzi in rosa, credetemi, A ci vuole tanto, volte. tanto, tanto lavoro e tanta intelligenza, perché figuratevi un attimino uno spogliatoio come quello dell'Avellino, una squadra costruita per vincere, perché è stata costruita per vincere sicuramente. Il direttore De Vito fa benissimo a volare basso, perché solo procedendo con grande umiltà tutti insieme certamente possiamo raccogliere qualche cosa di importante. Lasciamo lavorare in tranquillità Massimo Rastelli. Io spesso in città mi fermano, anche se in questo momento il mio ruolo è un poco delicato, perché essendo un tesserato di questa società è evidente che praticamente molto spesso sono costretto a tenere la bocca chiusa e non posso nemmeno esprimermi come vorrei. Però devo dire la verità, mi dicono molti, mi fermano, Tonino, ma questo cambia sempre modulo tattico, modulo tattico. Guardate, in quest'ultimo periodo in Italia questa è diventata effettivamente una cosa un poco così. Il modulo tattico, partendo da un 4-4-2, praticamente io lo posso schiacciare, lo posso trasformare in corso d'opera come voglio, come voglio. Io ritengo che praticamente la fortuna di un allenatore avere è disporre di giocatori polivalenti, giocatori che sappiano fare benissimo le due fasi, fase di possesso e fase di non possesso, che è quella che è più delicata. Molto spesso oggi gli allenatori chiedono ai loro atleti, ai loro giocatori: perdiamo palla tutti dietro la linea della palla, tutti a difendere. In casa, lo dicevo poco fa, fare la partita è molto più difficile, perché le difese bloccate, e mai palla scoperta, diventa tutto più difficile. Se non disponi di giocatori che hanno cambio di passo, giocatori che inventano qualche cosa, ecco che diventa tutto prevedibile. Le difese si organizzano e le partite diventano piatte, e molto È spesso brutta. sono Non sterili i così. pareggi. Certo. E per chiudere su Rastelli, io ho molta fiducia di Massimo Rastelli, perché lui conosce l'ambiente. Molti giocatori, con Massimo, con Raffaele Biancolini è stato compagno di squadra, Con Millesi. con Millesi Certo. compagno di squadra. Massimo sa benissimo come gestire questi atleti. E hanno caratteri spigolosi, hanno effettivamente una bella personalità. Anche loro devono stare tranquilli e farsi trovare preparati e pronti quando verranno chiamati, se vogliono bene l'Avellino. Per vincere, io come allenatore voglio dire solo una cosa: per vincere anche l'atleta che viene destinato alla tribuna a Deve essere, fine gara, o si è vinto o si è perso, o la deve partita è andata male, partecipare. deve scendere negli spogliatoi e deve stare insieme ai suoi compagni. Solo così possiamo vincere, perché poi praticamente se no è facile mettere benzina sul È fuoco e chiaro, è non si troppo arriva da facile e nessuna non si arriva da nessuna parte. parte. Voi come Allora, giornalisti, e chiudo, come giornalisti fate bene a stimolare e a pungolare con una critica però costruttiva il bisogna. lavoro di tutto lo staff e di tutta questa società. Fate benissimo, però deve essere sempre una critica dei stimoli Certo, non costruttivi. una Ecco, critica sì. distruttiva. C'è un telespettatore in linea, pronto? Buonasera, sono Antonio d'Avellino. Buonasera Sì, Antonio, prego. prego. Io sono d'accordo con l'ottimo mister Iandolo quando dice che sicuramente non siamo la squadra da battere, dobbiamo stare un po' tutti calmi, nel senso che rientriamo tra le 7-8 squadre che possono vincere il campionato, perché noi siamo una squadra che, come diceva il direttore De Vito, abbiamo dei problemi, abbiamo delle amnesie durante le partite, siamo capaci di fare una mezz'ora dove mettiamo sotto tutti e poi siamo capaci in 5 minuti di buttare tutto al vento. Però evidentemente se siamo ad un punto dalla vetta vuol dire che anche gli altri hanno i nostri stessi problemi. E Certo. quindi ieri abbiamo capito che abbiamo un biancolino in più,
nel senso che abbiamo una strada in più da percorrere quando non riusciamo a sbloccare la partita, però ovviamente l'età è quella che è, quindi non possiamo chiedere più di tanto, e penso che anche De Vito sia d'accordo quando dice che la deve rinforzare la squadra anche in attacco, ed in questo senso potremmo completare la squadra e giocarcela veramente contro Nocerina, Pisa, Latina. Però la domanda che facevo io è questa: visto questo grande equilibrio in campo, visto che siamo una squadra che ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore, ma ne vale la pena ancora di crearci questo obbligo degli under, che spesso obbliga poi alla fine Rastelli a cambiare sempre formazione? Grazie, la giriamo subito ad Annibale Discepolo, la domanda sugli under. Ma infatti, anche perché a dicembre hanno messo una scadenza, hanno detto decideremo a dicembre. Ma infatti si sta incominciando a vedere che questa è una, come dire, è una scelta che non è la primaria, perché ovviamente se si vuol vincere con tutti quelli che possono essere, come dire, gli introiti, che sicuramente non valgono una promozione in una serie superiore, se si vuol vincere bisogna vincere con l'equilibrio di cui parlava Tonino e di cui parlava anche Enzo De Vito, e cioè ovviamente bisogna avere una squadra equilibrata, ma sicuramente bisogna avere una squadra pronta, una squadra con forte carattere, con fortissima personalità e capace di vincere. Stamattina parlavo col presidente Taccone, e insomma contento della squadra, ma sicuramente siccome lui è uno abituato a vincere, questa squadra sicuramente la potenzierà, e sicuramente insieme a Iacovacci, insomma, si vedrà di fare quello che più tornerà e dovrà tornare utile all'Avellino, cioè quello di allestire una squadra competitiva puntando, sfruttando su elementi di grossissima caratura e caratteriale ed anche tecnica, con i nuovi arrivi che andranno a potenziare questa senza squadra, senza rompere gli equilibri, senza rompere ovviamente, come sottolineavi tu, gli equilibri. Solo questo sugli under: ieri Zappacosta, Angiulli e lo stesso Izzo, che ha avuto una sola sbavatura all'inizio, al terzo minuto, sono stati bene. Quasi e quindi questo significa che si sta incominciando, e in merito creare, di Rastelli, a creare quell'amalgama, quell'equilibrio psicotattico che è importantissimo per centrare obiettivi. Io vi chiedo scusa se a volte taglio i vostri interventi, ci sono tantissime telefonate. Chiederei al telespettatore in linea di rimanere in attesa, e volevo chiedere ad Angelo Giuliani, dall'attacco passiamo un attimo alla difesa. È stata la settimana scorsa, noi siamo stati protagonisti, purtroppo involontari, del gioco al massacro nei confronti di Ermanno Fumagalli, il gioco al massacro che abbiamo già ampiamente criticato lunedì scorso, e che in qualche modo, ritornando a quello che diceva mister Iandolo, è servito da un lato a caricare Fumagalli molto. Fumagalli che ha vissuto una settimana molto delicata, perché ricordiamolo mister, sono sempre uomini, sono sempre ragazzi, per quanto dotati di una forte personalità. Senza ombra di dubbio. Soprattutto nell'allenamento di giovedì Fumagalli era molto carico, anche un po' nervoso, e ieri è stato protagonista Marco Scarpellato soprattutto, ha respinto un po' le polemiche. L'Avellino ha anche la migliore difesa del campionato. Sì, tra l'altro anche io oggi leggevo questo dato, che l'Avellino non solo ha la migliore difesa del campionato di Lega Pro, è tra le prime 5 difese, adesso non... Le prime sette di tutti i campionati professionistici esattamente. In Italia, per cui insomma... è un dato che qualcosa pure dirà. Sì, Fumagalli ha fatto degli interventi importanti in avvio di partita, anche nel secondo tempo. Poi ecco, magari il tifoso spesso è portato a ricordarsi più della volta in cui ha sbagliato. Bravo. Però, come dire, i gol, insomma, pur assolutamente evitabili, che l'Avellino ha preso, ricordiamo quello con il Perugia, prima ancora che quello con il Latina, mi sembra siano state delle amnesie, no? delle ingenuità, esatto, di tutto il reparto arretrato. Non mi sembra ci sia stato mai netto l'errore, no? Del singolo, che sia il portiere o il difensore. Comunque, esatto, anche lui, ecco qui questo intervento proprio con il piede all'inizio della partita, concentrazione, all'inizio della partita, ha avuto modo di riscattarsi bene ad Andria. E quindi speriamo che... Poi volevo un attimo finire sul discorso degli under. Scusa, degli under, dicevamo. E poi è fisiologico che, credo, gli under abbiano poi una certa discontinuità, no? Da una domenica all'altra. Certo. Quindi anche lì, come con i senatori, c'è la capacità di gestione dell'allenatore. Certo. Ok, altra telefonata, pronto? Buonasera, sono Tancredi.
Io la devo rimproverare, ma è tornato Tancredi, ecco Tancredi. Che fine ha fatto? No, veramente mi sono un poco risentito perché l'altra volta sentì dire che io bacchettavo. No. Io esprimevo no, soltanto assolutamente no. Delle valutazioni mie personali che ritengo no. sempre tali. Prego, prego. Abbiamo la miglior difesa, Tancredi. Senza dubbio, è quello che condividevo sempre, quello che ho sempre detto, che le migliori difese si vincono nei campionati. Comunque io volevo soltanto dire che non vorrei parlare della partita, perché io penso che sia stata la prima migliore partita che abbiamo visto in questo campionato. Io volevo soffermarmi un po' su Biancolino, perché approfitto della cultura che avete nello studio per esprimere alcune mie valutazioni. Biancolino ha una stazza fisica non indifferente ed è longilineo. Tutti i giocatori che hanno queste caratteristiche sono molto lenti a carburare, quindi hanno bisogno di giocare sempre e in continuità. Se noi vogliamo vedere il vero Biancolino, mi auguro che almeno le due o tre partite che verranno le faccia per intero. Sì. Condivido lo stesso quello che dice il dottore De Vito. Noi abbiamo bisogno di un attaccante, non per dividere Castaldo da Biancolino, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e quindi un attaccante di levatura serve. Certo. Così come serve, io dico, faccio riferimento al vecchio di somma della Serie A, di un giocatore che sia dietro, che sia l'allenatore in campo, perché lui abbia una visione di gioco molto più ampia e quindi può meglio distribuire i colleghi sul campo di gioco. Va bene, un augurio grazie a tutti. Grazie a lei, un abbraccio. Mister Iannolo, volevo chiederle, abbiamo fatto visto, abbiamo analizzato attacco di Biancolino, abbiamo parlato ampiamente, abbiamo parlato della difesa, le chiedo del centrocampo. Ieri grande partita di quantità, come al solito, di Angelo D'Angelo, la qualità ce la mette Angiulli, l'aggressività, la personalità, il carattere la sta mettendo, volevo Massimo. Dire, vabbè, Massimo. D'Angelo e Massimo comunque sono stati perfetti. No, ma Massimo e D'Angelo si compensano bene tutte e due. Poi su quel campo là ieri praticamente era più una partita di quantità che non di qualità, parliamoci chiaro. Io penso una cosa, che più settimane passano, più praticamente certi assetti praticamente Massimo Rastelli sta quasi trovandoli, perché non era facile praticamente una squadra, come diceva il direttore, ex Nova per quasi 9 undicesimi, non era facile trovare subito l'assetto giusto. Quindi anche la questione degli under è una questione molto delicata che va affrontata nel migliore modo possibile, pur riconoscendo che settimana dopo settimana anche gli under stanno migliorando e stanno dando un apporto non indifferente. Per quanto concerne il centrocampo, io dico una cosa, per quanto concerne il ragionamento che si faceva poco fa di Fumagalli. Fumagalli è un portiere molto esperto, la categoria la conosce bene. Io dico una cosa, e questo lo dico sempre ai miei ragazzi, ma lo direi a qualsiasi squadra del mondo praticamente. Quando un portiere prende gol, perché ha preso gol? Perché abbiamo fatto tirare l'avversario, c'è poco da fare. Quindi abbiamo preso gol perché tutta la squadra che ha sbagliato. Certo. Non è mai il terminale che praticamente commette un errore. Noi vediamo anche in Serie A, vediamo delle partite internazionali, vediamo dei portieri che fanno delle cose che a volte ci mettiamo le mani nei capelli, per chi ancora ce l'ha, Marco. Grazie. Allora, telespettatore in linea, poi dobbiamo leggere Facebook, abbiamo altri collegamenti telefonici, non so come faremo. Pronto? Vedremo. Pronto? Buonasera. Pronto? Prego, buonasera, prego. Ha terrorizzato. Buonasera. Pronto, buonasera. Prego, prego. Pronto? Buonasera. Sì. Niente, io sono perfettamente d'accordo con mister Iandolo. Io la settimana scorsa infatti mi innervosì un po' perché tutti quanti attaccavano Fumagalli e mi sembrava un peccato, perché poi alla fine ad Avellino si ha poca pazienza. Anche negli anni scorsi bisogna ricordare che ad Avellino abbiamo bruciato fior di giocatori. Non dimentichiamo che la grande piazza avellinese disse che Ravanelli non serviva a niente, era un brocco, perché la pazienza non c'è. Pazienza, bisogna essere un pochettino più tranquilli, più con i piedi per terra, andiamo avanti piano piano e con calma e vediamo che risultati si avranno. Noi siamo a un punto dalla prima in classifica, domenica lunedì scorso sembrava una tragedia. Certo. Io vi saluto, sempre grazie, saluti e grazie, complimenti grazie per la trasmissione. Io aggiungerei, Titti, se mi consenti, soprattutto bisogna avere più coerenza.
Bravo. Non è che poi un giorno diciamo una cosa, il giorno dopo la cambiamo, eccetera, eccetera. Bruce. Facciamoci un'idea, diamo il tempo agli addetti ai lavori di lavorare in santa pace e tiriamo le somme alla fine dell'anno. Però dobbiamo anche confrontarci, mo non voglio fare il bastian contrario, ma dobbiamo anche confrontarci con quella che è la passionalità del tifoso di cui ne parlava. Il rovescio della medaglia, no? Bisogna ritornando a costruire quell'equilibrio. Ma certamente. Sia nell'ambiente. No, ma anche perché poi parliamoci chiaro: l'essenza del calcio è proprio la dialettica quotidiana, il tifoso, la sua disamina della partita. Uno se critica per passione. Ma no, per carità, ma io ho sempre ritenuto che praticamente la vera arma di questa città, di questa squadra, è i tifosi. Allora, andiamo a leggere qualche questo messaggio. Leggere. Mister Iandolo, senta questo messaggio per lei. Giulio De Peano, buonasera a tutti, siamo i ragazzi di via Pasquale Greco 26. Ci teniamo a salutare il grande Torino Iandolo, che ci ha visto crescere giocando a pallone nel parco con la maglia bianco-verde e ci ha sempre inculcato l'amore per il calcio e per l'Avellino, che noi non abbiamo mai abbandonato. Forza Lupi. Giulio De Peano. Ce n'era un altro per Annibale Discepolo. Questa è un'incoronazione. Ieri abbiamo mangiato al bastian contrario. Una citazione ormai. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, leggiamo un po' Gianni Carratù. Buonasera a tutti. Annibale, chiedo, voi giornalisti seguite la squadra più da vicino rispetto a noi? Secondo te Rastelli è il polso dello spogliatoio oppure c'è qualche giocatore che tenta di fare di testa propria? Abbiamo risposto. Al signor Giuliani chiedo, per voi giornalisti, come del resto anche per noi tifosi, non vi è sembrato brutto che per i 100 anni compiuti dall'Avellino Calcio non sia stato organizzato nulla? Come l'incendio al mattino. Quindi, se vuoi questa risposta te la do io, certo. Se mi consenti. E ancora per Annibale, per favore leggi questo sms, ci dice Giovanni Bolognese. Il signor Discepolo dice che ora Biancolino è in forma. Quindi da oggi dovrà giocare, non vedo cosa possa cambiare da una settimana all'altra. Per me la verità è che una squadra da B, l'allenatore non è da promozione. Carratù, devo rispondere. Devo rispondere. Non rispondiamo, facciamo rispondere. No, da chi partiamo? Allora, no, mi sono confuso. Mister voleva parlare. Il mister, no, io volevo dire una cosa. Lo sai la risposta a questi ragazzi che chiedevano se Rastelli gestisce bene lo spogliatoio? Sono i risultati. Vengono i risultati, per me già lo sta facendo bene, anzi benissimo. I risultati lo rafforzeranno nel suo lavoro. Voglio dire solo una cosa: Perrone a Salerno, praticamente, ragazzi, ha vinto l'anno scorso il campionato. Biancolino sa benissimo, gli volevano tagliare la testa. Adesso gli faranno una statua a Piazza della Concordia perché sta vincendo sempre. Hai ragione. La panacea delle squadre di calcio sono i risultati. Arrivano i risultati, ragazzi, prendiamo il solco giusto, prendiamo una serie di risultati, una striscia positiva, vi faccio vedere. Mister, velocemente sui 100 anni, poi lo chiedo pure. Perché dobbiamo andare in pubblicità. Prima della 100 pubblicità. Anni, 100 anni stanno nel cuore di tutti gli avellinesi, tutti gli arpini, tutti. Sì, gli, ma si dovevano festeggiare. Ma si festeggerà. Era il primo dicembre. No, esatto, io sono d'accordo su questa visione un po' scaramantica del festeggiamo alla fine del 2012, saremo nel 2013. Vabbè, speriamo di fare dopo. È così, quindi. Speriamo contro di fare... la maledizione azteca festeggeremo anche i 100 anni dell'Avellino. Doppio festeggiamento, facciamo e poi su Biancolino mi vuoi fare rispondere? Sì, però c'è la pubblicità, dopo la pubblicità. Profonda dai, dove e basta con questa malinconia. Sai che facciamo? Ti porto da Dotolo Mobili, così ti ritornerà il sorriso. Pochi attimi e avrai la sorpresa. Sì, perché da Dotolo Mobili ti aspettano tante sorprendenti offerte, come questa esclusiva cucina componibile di 3 metri lineari, disponibile con colori a scelta. In promozione costa solo... Con soli 150 euro in più puoi aggiungere una meravigliosa lavastoviglie tripla classe A, il tutto pagabile anche a rate da 35 euro al mese, senza un centesimo di acconto e con la prima rata tra 6 mesi. E per finire un'altra magnifica sorpresa, una romantica cena a lume di candela con me. Banda,
Andà. Dotolo Mobili, a Foggia in via Casermette Villaggio Artigiani, chiuso la domenica, e a Passo di Mirabella, uscita a Grotta Minarda della Napoli Bari, a soli 5 km in direzione Avellino, aperto la domenica mattina. E da oggi Dotolo Mobili lo trovi anche a Benevento, nella nuovissima esposizione di Iannone Digitale, un punto di riferimento unico nel mondo della cartoleria e delle forniture per ufficio. Tanto materiale per la scuola a prezzi imbattibili. Iannone Digitale, una garanzia per la stampa in tutti i formati da qualsiasi supporto digitale. Centro copie in bianco e nero e a colori, all'avanguardia, nelle tecniche di stampa rilegatura. Iannone Digitale stampa e rilega la tua tesi, in giornata. E in più, da oggi, Iannone Digitale personalizza i tuoi oggetti con Oceano Arizona, una stampante che ti permetterà di caratterizzare mobili, porte, box doccia, alluminio, vetro e tanto altro. Iannone Digitale, un mondo fatto di idee, qualità e convenienza. Un pranzo veloce in centro città. Il Piccolo Buffet ti accoglie nella sua sede in via Circunvallazione con il profumo della cucina mediterranea. Sfiziosi i primi piatti, gustosi secondi e saporiti contorni. Adesso, acquistando le schede prepagate al Piccolo Buffet, potrai consumare diversi menù a prezzi vantaggiosi. Il Piccolo Buffet è disponibile per convenzioni con aziende e ludoteche. Inoltre, al Piccolo Buffet potrai prenotare il catering per i tuoi eventi e, se prenoti entro fine anno, sconti vantaggiosi per il 2013. Tradizione e tentazione per un Natale dalla dolce emozione. Di Gennaro anche per questo Natale vi stupirà con i suoi prodotti artigianali e non solo. Tante simpatiche idee per accompagnare il sapore squisito ed unico dei tradizionali dolci di Natale. Scopri il panettone, il pandoro, il torrone artigianale nei vari gusti. Entra nel favoloso mondo di Gennaro. Regalati il piacere della scelta, regalati un Natale di Gennaro. Implantologia dentale a carico immediato. Presso la casa di cura Santa Rita ad Atripalda, in poche ore, inserimento dell'impianto da parte del dottor Gianfranco Galasso, tutore e relatore Isomed. Nella sicurezza della sala operatoria, con le analisi e gli esami preliminari necessari, la presenza di un anestesista e con impianti al titanio italiani e garantiti per 10 anni, risolverà il problema della mancanza di uno o più denti in maniera sicura e conveniente. Quanta bellezza c'è nella vita fuori città. Il sapore del pane sfornato da poco, l'odore del primo mattino, la libertà di poter fare tutto ciò che si vuole, quando si vuole, senza dover rinunciare a connettersi con il mondo. Consulsat porta internet a casa vostra o nella vostra azienda con soluzioni semplici ed efficaci per garantirvi una navigazione serena in ogni luogo. Consulsat, internet facile, veloce, ovunque. Sapori e sapori, qualità e tradizione. La qualità e la sicurezza dei prodotti garantiti e controllati lungo tutto il processo produttivo. La tradizione e l'esperienza di chi di carne se ne intende. Tante offerte per gustare in famiglia il sapore delle migliori carni italiane. Sapori e sapori unisce alle moderne tecnologie l'arte antica di fare salumi. Sapori e sapori, i veri sapori degli antichi salumi serinesi a 50 metri dall'uscita autostradale. 3B Office è cancelleria, prodotti per l'ufficio, per la scuola e per gli enti. Ma non solo. Da 3B Office puoi arredare con gusto e in modo funzionale il tuo luogo di lavoro. Con oltre 20.000 articoli, a tutto quello che serve al tuo ufficio, dalla A alla Z, con consegna a domicilio gratuita. Ed ha per te un fornito reparto dedicato alla pelletteria e a ricercati oggetti da regalare. 3B Office ti aspetta nel nuovo punto vendita di Viale Italia e nello showroom in via Piano d'Ardine ad Avellino. We'll be right back.
La Profumatissima ti aspetta a pochi metri da Piazza Libertà. Il Natale della Profumatissima batte la crisi. Truss Vupa a partire da 5 euro. Confezione Acquolina a partire da 7 euro. Una selezione dei migliori profumi scontata del 40% e il 50%. Alla Profumatissima trovi anche le novità B-Chic. E ancora, offertissima sulle confezioni regalo e acquistando un profumo firmato Arrogance o Gianmarco Venturi riceverai in regalo un deodorante e un bagno schiuma. E sugli acquisti di Natale riceverai un simpatico omaggio. La Profumatissima in via Due Principati ad Avellino. Se calzi pennella, si vede! Personalizziamo le vostre scarpe da sposa con la stoffa dei vostri vestiti. Pennella, sempre un passo avanti, in via Roma, ad Atripalda. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. La bellezza è una questione di dettagli. G&G Gioielli e Home Design, in corso Umberto I ad Avellino. Allora Marco, poiché ci avviamo verso la conclusione, sì, dobbiamo ancora vedere i gol, la Marcord, tantissime cose, quindi chiediamo ai tifosi, ci scuseranno, ma per ora le telefonate sono sospese. Intanto chiederei alla regina, alla regia, chiedo scusa, di chiamare alla regina. Poi ti suicidi, fai come l'infermiera al King Edward. Sì, già c'è. Allora, pronto, Franco Iannuzzi, buonasera. Buonasera. Franco, l'unica cosa ti chiedo di essere molto breve, non fare i tuoi soliti interventi. Di essere giornalista, no, sintetico, Franco. Sta dormendo tutti, tu mi chiami quando dormono tutti. Come bravo. Ma ti lamenti sempre, vai. No, perché stanno dormendo tutti, non posso fare un appello. Sveglia allora, tutti. Che serve il pubblico delle grandi occasioni, perché è una partita importante. Vogliamo lupi inferociti in campo e lupi inferociti sugli spalti. E anche voi dovreste venire inferociti domenica, perché e poi se siamo inferociti dite che siamo cattivi. Dite che siamo cattivi se siamo inferociti, non dobbiamo essere inferociti. No, dobbiamo essere inferociti perché così si ottengono le vittorie. Facendo i buoni, i bravi, ci mettono tutti quanti sotto. Invece, essendo inferociti, ci facciamo rispettare. Quindi domenica vogliamo anche i tifosi inferociti, perché domenica è una partita importantissima che dobbiamo vincere assolutamente, perché proveremo sicuramente, perché già ho visto le previsioni. Un campo bagnato, quindi spero. Domenica è campo bagnato, già gioca sappiamo. Biancolino. Gioca Biancolino, dice. Facciamo il primo gol di Biancolino sotto la curva. Io sono contento che ha segnato, perché ha fatto vincere l'Avellino. Poi lui in seguito dovrà fare altri gol per smentire qualcuno che dubita su di lui. Però io sono convinto che Raffaele Biancolino, come ho detto tante volte, ci toglierà parecchie castagne dal fuoco. Comunque sempre in padella, insomma, Padelli, lo ricordo, non me lo ricordo. Va bene, Franco, proprio per chiudere, ma giusto 10 secondi, Angelica Modano nel suo intervento precedente ha chiamato a raccolta un po' i tesserati dicendo che ieri ad Andrea non c'era nessuno. Ma noi non siamo tesserati. No, lo so che voi non siete tesserati, dico, però bisogna esserci sempre, anche quando le cose vanno così, no? Vabbè, ma domenica, sai, quando non va la curva, difficilmente la gente vuole andare, diciamoci la verità. A me dispiace questo, perché ci sono un sacco di tesserati e domenica dobbiamo seguire la, non dico 50, ma almeno 200-300 persone devono stare, Andrea.
però ripeto, quando non si muove la curva non c'è seguito, e quindi comunque anche per ordine pubblico ieri Franco è stato meglio così, perché dei problemini c'erano stati in passato, lo sappiamo tutti. Se ci fanno andare a Pisa siamo contenti, perché sicuramente andremo in tanti, ma farete crollare la torre, quelli che andranno a Pisa ci faranno rispettare. Va bene, grazie. Vabbè. Franco. Beh, prego, ciao, Lupo inferocito. Grazie, grazie. Ricordiamo sempre che i nostri ospiti saranno omaggiati dalla ottima doppia, la vedo di qui, bottiglia di vino della però caramella. La prossima volta che mi inviti poi ti faccio la caramella. Vabbè, mi fai allora, indicazione. Ti do il giudizio sul contenuto. Va bene. Ecco lo sponsor, dobbiamo nel frattempo stringere un po' i tempi, quindi direi di andare a vedere tutti i gol che sono stati realizzati ieri sui campi del girone B di Lega Pro. Eccoli. Stanno per arrivare. Giornata ricca di gol e sorprese nei tanti scontri diretti proposti dal tredicesimo turno del girone B di Lega Pro. In vetta si ferma la corsa del Frosinone di Stellone e del Pisa di Boucher. Al Matusa i canarini impattano per 2-2 contro la Paganese, eppure un rigore di Ganci aveva illuso i padroni di casa, raggiunti sul finale di primo tempo da una deviazione vincente di Caturano. Nella ripresa è Frosinati nuovamente in vantaggio grazie a Marchi. L'illusione della vittoria però dura fino a 2 minuti dalla fine, quando Scarpa trasforma il rigore del pareggio. Ad approfittare del mezzo passo falso dei ciociari sono i pontini di Pecchia, che regolano con un secco 2-0 il Gubbio grazie ad un gol di Burrai nella prima frazione ed un'autorete di Sandreani al termine della gara. Stenta e balbetta all'Arena Garibaldi il Pisa, che contro il Prato non va oltre l'1-1. Ospiti addirittura in vantaggio con Napoli e padroni di casa costretti a rincorrere per tutto il primo tempo. A ristabilire la parità è un calcio di rigore dell'esterno sinistro Favasuli. Emozionante il 3-2 con cui la nocerina di Gaetano Auteri stende il Sorrento di Ugolotti. Ad aprire le danze da Farà al quarto passano 2 minuti e Mancosu, dopo l'errore di lunedì scorso, trova il pari sul rigore. Nella ripresa sale in cattedra l'ex Felice Vacuo, che al secondo e al 42esimo sigla una doppietta esultando non poco, a differenza di quanto fece contro l'Avellino. Il gol, che accorcia le distanze ma non incide affatto sul risultato, al 50esimo è di Montiel. Crollo verticale a Perugia del Viareggio di Cuoghi, mattatore nel match per la squadra di Camplone. Ciofani che apre le marcature nel primo tempo. Nella ripresa Politano di testa e Moscati mettono al sicuro il risultato. A firmare il poker è lo stesso Ciofani, che fa esplodere sul finale il Curi. Inutile la rete della bandiera di Sorbo per il Viareggio. In coda, significativo passo in avanti del Catanzaro di Ciccio Cozza. Il prossimo avversario dell'Avellino piega per 1-0 il Sorrento con il gol di Fioretti e prosegue la scalata verso zone più tranquille. Non basta Allegretti infine al Barletta per vincere contro un'indomita Carrarese al quarto pareggio consecutivo per 2-2. Padrone di casa sul doppio vantaggio con Molina e Burzigotti. Ospiti che accorciano con un rigore di Machiua, terzo sigillo consecutivo, e pareggiano allo scadere con la rete di Mancuso. Profonda il Benevento, ho titolato Angelo, domenica però potrebbe anche risalire il Benevento, noi saremmo felici. Ma Benevento Pisa, ma come ne saremmo felici? Saremmo felici. Benevento Pisa, cioè domenica ragazzi, Benevento Pisa. Sì, che facciamo? Una situazione abbastanza grottesca, non surreale. No, siamo cugini, posso no, vincere. In questo senso, cioè... Poi lo magari... metti in difficoltà che gli fai la domanda sul Benevento. Un'analisi obiettiva è oggettivamente... No, una particolarità pensare che un tifoso dell'Avellino debba, diciamo, sperare una vittoria del Benevento contro il Pisa, però è la realtà dei fatti. Io credo che sarà una partita al calor bianco quella di domenica al Ciro Vigorito, perché davvero mi sembra, leggendo la classifica, forse se non l'ultima, insomma, siamo lì, occasione per il Benevento per rientrare in un discorso promozione, playoff. E anche l'altro incrocio che può tornare utile all'Avellino, Paganese-Latina, è altra partita assolutamente da seguire, dai risvolti che possono essere importanti e imprevisti. Dunque, insomma, un trittico di partite domenica assolutamente che si vanno importante. Ad incrociare in maniera quasi decisiva. Anche perché la Paganese, insomma, diciamolo, non tiene è una duro, squadra assolutamente da non sottovalutare, come direi sicuramente... C'ho anche l'occhialino rossonero, vai. Anche la nocerina, vai. Di Tano Auteri. Fai vedere l'occhialino, eccolo, fai vedere l'occhialino, eccolo.
Titano Ateremo, scherzi a parte, cioè è una squadra che sicuramente per le potenzialità diciamo, dei singoli, quindi le potenzialità tecniche e soprattutto per quella, diciamo, quella carica che riesce a dare, che deve dare un allenatore, oltre all'equilibrio ovviamente alla propria squadra, Tano Auteri sicuramente in questo è un maestro e dobbiamo riconoscerlo, certo. Anche quando è stato ad Avellino, persona serissima come Rastelli, quindi esattamente uno che vede bene il calcio come Simonelli, secondo il mio punto di vista, sì. Il professor di Savià. E quindi praticamente tornando al discorso delle concorrenti dell'Avellino, ce ne sono sicuramente 6-7, certo, che quindi al di là di Pisa, Nocerina, dicevamo, Latina, Gubbio, anche Latina e Frosinone, io queste non lo so, non lo penso so. Che non, mister, lei non reggeranno. Io dico una cosa, che domenica ci sono delle partite importanti, però dobbiamo preparare bene la partita col Catanzaro, perché ritengo che sia un avversario ostico. Catanzaro c'è anche un ex avellinese, Ciro, che lei conosce bene. Sì, Sirignano, che io conosco bene perché per averlo allenato qui nella Beretti, è un avversario molto scomodo, ci terrà a fare bella figura. E poi il Catanzaro è una formazione ben allenata, perché Cozza sta facendo delle cose molto interessanti. Anzi, da notizie certe sono convinto che è una di quelle squadre che tornerà con prepotenza sul mercato. Tre vittorie e un pareggio. Tornerà con prepotenza sul mercato e cambierà volto, perché le vere squadre di questo campionato verranno fuori, ripeto, dopo il mercato di gennaio. L'ha detto ed è così. Altra telefonata in linea. Non è una telefonata, è un drago. È un drago che insieme al pitone faceva una grande coppia. Ma che sei uno zoo questa trasmissione. Buonasera. Scusate. Gigi. Pronto, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ma un drago un po' però spento, come te dico. È un po' sommesso. C'ha qualche problemino di gola, Molino, per questo appena lo risolve sarà ospite con noi. Gigi, brevissimamente due domande. La prima, un po' come vedi l'Avellino, anche se ti avevamo intervistato poco tempo fa ed eri stato molto chiaro, anche tu parli sempre di, che comunque potrebbe dare una di equilibrio e pazienza, è uscita sempre il Biancolino mentre parli. La prima battuta sull'Avellino, la seconda sul girone. L'Avellino credo che stia rispettando il programma di inizio stagione, lì nel gruppo di quelle 6-7 squadre che secondo me a questo punto molto equilibrato il campionato può anche pensare di poterlo vincere direttamente. Su Biancolino credo che non c'è bisogno di dire niente, deve solo ritrovare un po' la forma e credo che in questi campionati dove ha fatto un po' da padrone giovane, lui dimostra tranquillamente anche quest'anno andare in doppia cifra. Gigi, la scorsa settimana quando tutti attaccavano Biancolino tu hai detto fatelo giocare, fatelo gestire anche negli allenamenti. Alla luce della gara che è stato chiamato a fare ieri, ecco, da ex calciatore, la mettiamo anche un po' sullo scherzo, ma secondo te ieri Biancolino non ha rischiato seriamente di trasformarsi da pitone in capitone? Me ne vado, eh? Me ne sto andando dall'inquadratura. Pronto? Sì, no, ti sento. No, ma Biancolino è un calciatore che quando io dico si deve gestire, no, questo non vuol dire che non si deve allenare. Quando si arriva a una certa età, credo che lui sappia il momento quando deve spingere, il momento quando deve rifiatare. Per arrivare la domenica, diciamo, bello, tonico e pronto come ieri, lui sa che ha una grande responsabilità, quindi cerca sempre di arrivare la domenica in perfetta forma. Quando a volte io dico si deve gestire è quello che lui sa il suo fisico, lo conosce benissimo e sa che a volte magari un giorno di riposo gli va più bene che fare un allenamento. Va bene, grazie, grazie a Gigi Molino, grazie. Ciao, buonasera. Allora ci andiamo a vedere. Manda sulla padella, però. Marcio, è dall'inizio della trasmissione che vuole rispondere sulla padella. Io giustifico Marco solo per il clima natalizio. Siccome a Natale il capitone si mangia, il pitone evita la padella. Andare. Quindi... Allora andiamoci a vedere la Marcord, perché poi dobbiamo far parlare un po' mister Iandolo della sua Beretti dei Miracoli. A Marcord.
Gran giorno per il ventenne Fernando De Napoli. Il rambo di Chiusano San Domenico si è preso lo sfizio di realizzare il suo primo gol in Serie A dopo appena 4 minuti di gioco con uno splendido stacco di testa. Vittoria limpida ma non di misura per l'Avellino. Il risultato poteva essere ancora più largo. L'Ascoli sostanzialmente non è mai esistito in campo. Lunghissimo lancio di Paradisi. C'è soltanto Diaz in avanti, riesce a liberarsi di due avversari, piazza il suo sinistro, ma l'arbitro Lombardo di Marsala annulla inspiegabilmente. L'argentino allora ci prova con il suo sinistro sul calcio piazzato, niente da fare. È sempre l'Avellino a tenere le redini dell'incontro, ci provano da tutte le distanze e da tutte le direzioni, ancora Diaz. Poi scatta il contropiede dell'Ascoli, fuga di Greco, micidiale uscita di Paradisi, regola del vantaggio, Borghi, l'1-1 firmato al 39esimo. Poi la punizione di Diaz che non riesce a superare il portiere dell'Ascoli. La partita si fa anche dura, spigolosa, ma l'Avellino riesce a superare l'avversario. Vediamo l'azione del gol. Diaz si allarga molto bene, piazza il suo sinistro. Davvero imprendibile per il portiere. 2-1 per l'Avellino. Si è giocato su un terreno ai limiti della praticabilità. Esclama Torino Iandolo, bei tempi. Solo il campo, il terreno di gioco è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Poi il resto. Sempre lo stesso, infatti. Allora, mister, parliamo un po' della sua Beretti. Primi in classifica, 4 punti dalla seconda, cioè, avete riposato sabato scorso, sì. Ora siete attesi da 2 turni molto delicati, mi diceva prima. No, ma in effetti... Niente, stiamo facendo un ottimo lavoro come settore giovanile. Non parlerei solo della Beretti perché anche Dario Rocco con la sua squadra, la Lieve Nazionale, e mister Borrazzo con i giovanissimi stanno facendo un'ottima stagione, almeno fino adesso. La Beretti è un gruppo che è nato praticamente dal gruppo degli allievi di Emiliano De Iulis l'anno scorso, dai resti della Beretti di Sozio Finestre che passò il turno l'anno scorso e fece le fasi finali. Noi siamo partiti insieme, poi c'è stato qualche innesto, qualche altro innesto, stiamo cercando di incardinare bene questo gruppo, almeno fino adesso ci vede primeggiare. Insieme a me devo nominare anche quanti stanno partecipando in tutta questa opera, e mi rifaccio al professor Enzo Vecchione, al preparatore dei portieri Carmine De Angelis, ma senza nulla togliere al dirigente accompagnatore Rino Iannaccone, ma anche a Paolo Vecchia che fa sempre un ottimo lavoro in società, e anche non voglio dimenticare tutti, vorrei nominare un poco tutti, anche il massaggiatore Alessandro, il magazziniere Antonio, perché lo meritano, perché io parto dal principio che il primo posto si spiega così, stiamo cercando di operare tutti nella stessa direzione, remiamo tutti dalla stessa parte e stiamo raccogliendo. Il nostro vero obiettivo è quello di poter consegnare qualche prodotto alla prima squadra. Ecco, qualche lupacchiotto ci chiedeva un telespettatore su Facebook. Io fare nomi, per la verità, non amo fare nomi. Ho un gruppo che, ecco, il risultato, la prima posizione in classifica, a me personalmente, serve per stimolarli e motivarli bene in settimana, per farli lavorare bene in settimana, perché i ragazzi, c'è, è inutile a dire, i ragazzi guardano sempre la classifica, Marco, tu lo sai benissimo. Il tecnico no. Allora il risultato mi serve per stimolarli bene in settimana in modo tale che lavorano bene. Come si fa a fare in modo che non guardano la classifica? È impossibile, anche perché il lavoro più duro che mi tocca fare è la gestione dei genitori. Perché praticamente ecco, i veri guai dei settori giovanili sono i genitori. Perché anche se indirettamente magari sono quelli che consigliano i loro figlioli, eccetera, eccetera. Io colgo l'occasione che questa televisione mi dà, oltre a ringraziare naturalmente la società tutta, perché Iandolo è stato chiamato dalla famiglia Taccone, dalla famiglia Iacovacci, dall'amico Damiano e soprattutto da Enzo De Vito, il direttore De Vito con cui già ho lavorato in passato.
senza, se questi non mi chiamano, Iandolo non poteva dare il suo apporto, non poteva mettere a disposizione l'esperienza, ma soprattutto la grandissima passione che mi accompagna, parliamoci chiaro. E tanta gavetta che ho fatto. Io come avellinese ci tengo a poter consegnare magari anche un irpino alla prima squadra, perché parto dal principio che praticamente a volte anche un minuto soltanto, un'apparizione in prima squadra praticamente fa lievitare tutto un movimento ben preciso. 9 mesi non basteranno per tirare fuori dei campioncini, parliamoci chiaro. Ci vuole continuità di lavoro, ci vuole una continuità didattica, bisogna credere nei settori giovanili, dobbiamo sfornarli noi i campioncini, perché solo così possiamo limitare i costi di gestione, c'è poco da fare. E questo, la società, è un invito che io faccio alla famiglia Iacovacci, alla famiglia Taccone. È vero, la prima squadra è il cordone ombelicale, ci mancherebbe. Bisogna credere nei settori giovanili, a volte anche con dei minimi investimenti, perché ci sono formazioni, credimi, Titti, Frosinone, Latina, Foligno, Aprilia, e chi più ne ha ne metta, effettivamente fanno degli investimenti, ci credono, e poi alla fine dell'anno magari riescono a consegnare anche dei campioncini alla Lazio, alla Roma e tante altre società di Serie A. È così. Noi dobbiamo crederci. Crediamoci, chiudiamo proprio battuta da giornalisti bravi quale siete. No, Anni, mi hai fatto una faccia, quindi no. Sul prossimo impegno dell'Avellino, Avellino Catanzaro. Quali insidie può nascondere questa partita? Beh, l'insidia maggiore secondo me è quella di doversi necessariamente a tutti i costi confermare. E la formazione, voglio fare un'anticipazione, sarà cambiata, lo posso dire. No, nel senso che rientrerà Fabbro. No, non è così. Ancora due giornate di squadra. E allora credo che sia la stessa che ha giocato ad Andria. Anche perché le condizioni meteorologiche consiglierebbero questo, ma credo che sarà quell'amalgama. Rastelli riuscirà a plasmare nel corso della settimana ai suoi caricatissimi oltremodo e decisi a scaricare quell'adrenalina che non al mille hanno scaricato ad Andria, e che quindi hanno un po' di arretrati, e faranno sicuramente contro il Catanzaro, collegandomi a quello che diceva Angelo, a quello che diceva Tonino, sicuramente è una squadra molto insidiosa e molto pericolosa. Chissà che non arrivi il primo gol di Biancolino al Partenio accompagnato da un gol di Castaldo. Mi hai levato la battuta perché è vero, sarebbe una fotografia perfetta, un cadeau, un regalo di Natale, sì, di Biancolino alla curva, insomma ai suoi tifosi di tutto il Partenio, perché non ha ancora segnato, no? Mi sembra sotto la curva e quindi, la riconferma di Gigi Castaldo. Però anch'io credo così, dando per buono insomma gli annunzi meteorologo, va bene, non è così, però il clima forse e il campo pesante potrebbero favorire un Biancolino dal primo minuto. Io dico una cosa, Rastelli prepara bene le partite. La preparerà anche benissimo questa col Catanzaro, ma una cosa è certa, questa è una partita che la vinceranno i giocatori, perché non vorranno perdere la vittoria di Andri. Quindi sanno benissimo che allungando questa striscia positiva le cose li incominciano a mettere nel solco giusto. Saranno loro a voler vincere questa partita e faranno di tutto per vincerla, per non dilapidare quello che hanno raccolto. Anche perché l'Avellino non ha mai vinto 2 partite consecutive. Allora, grazie a Michele Imperi di regia, Orlando Matarazzo, a Ciro Merlino dietro le telecamere. Un ringraziamento speciale al nostro sponsor, la Caramella, che ci accompagna dall'inizio della stagione in LVS, che ha mangiato i nostri ospiti con 2 ottime bottiglie di vino, 4 punti store, via Roma, via Guarini, a Via De Napoli, a Valle, e ora anche il nuovo bellissimo negozio a Piazza Umberto ad Atripalda. Quindi vi consiglio di andare a visitarlo e di comprare tante buone cose per Natale, Annibale Discepolo. Grazie al mio compagno di avventura Marco Ingino, col quale ieri ci siamo congelati ad Andria. Ci ha riscaldato Biancolino. Ci ha riscaldato il pitone Biancolino. Forza lupi, e ricordiamoci sempre la parola Biancolino di Ciccio. Non in padella, ovviamente. Non in padella, la parola di Ciccio Millesi, equilibrio. Arrivederci. Buonasera. Sera a tutti. Buonasera.
ed ha inventate le fotografie. Chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.